Edilizia in ripresa in America, i prezzi delle case nelle 20 maggiori città americane sono aumentati nei 12 mesi che si sono chiusi in febbraio del 9,3%. Si tratta dell'aumento maggiore da quasi 7 anni, era infatti dal maggio 2006 che non si registrava un balzo così elevato. L'aumento è superiore alle attese degli analisti. Inoltre, i compromessi per l'acquisto di case esistenti negli Stati Uniti in marzo sono aumentati dell'1,5% rispetto al mese precedente. Genova pensa ad un nuovo stadio ed incontra il numero uno dello sport italiano Giovanni Malagò da quasi 2 mesi al comando del CONI. Un incontro cordiale durato più di un'ora in cui si è parlato di sport a 360 gradi, ma soprattutto della mappa degli impianti genovesi, compresa l'ipotesi di realizzare un nuovo stadio alla Foce in città. È già in discussione la riorganizzazione dell'intera area della Fiera del Mare. Alberto Campo Baeza ha ricevuto l'Arnold Wallbrunner Memorial Prize 2013. La commissione era presieduta da Richard Mayer. Questo è il quarto riconoscimento che l'architetto spagnolo riceve nel 2013. Cioè, tra gli altri, era stato recentemente insignito di un premio a Verona, l'International Award Architecture in Stone 2013, istituito nel 1955 dall'American Academy of Arts and Letters. Il premio è conferito annualmente agli architetti che hanno contribuito significativamente all'architettura come forma d'arte. È visitabile fino a settembre il progetto di Naturescape di Kengo Kuma, realizzato all'interno dell'iniziativa Urban Story, a cui hanno preso parte anche Michele De Lucchi e Diego Grandi. Naturescape accosta elementi naturali, pietra, verde, acqua e ghiaia, offrendo l'immagine onirica di un Japanese garden, un invito all'eleganza, alla calma e alla sapiente semplicità zen che il progetto evoca.